Ciao a tutti cari amici e cari amiche, oggi voglio portarvi un nuovo contenuto per il mio canale YouTube. Voglio inaugurare una nuova sezione che troverete, che sono le interviste. Infatti voglio intervistare per voi qualche personalità illustre, oppure magari qualche italiano che è qui da tantissimi anni, come alcuni imprenditori che io stimo tanto, oppure ho avuto anche l'idea di intervistare magari voi, quindi i turisti che vengono a Praga. E cominceremo esattamente con questo episodio. Mi fingerò un turista e chiederemo dei consigli su quali sono le attrazioni principali da vedere e cosa ci consigliano queste persone che sono già qui magari da qualche giorno. Ragazzi, secondo me sarà molto divertente. Allacciate le cinture e cominciamo. Vai! Simpatici italiani, ragazzi, ciao, da dove venite? Ciao da Luca. Noi ci stanno guardando solo persone dall'Italia, ecco perché possiamo tranquillamente parlare italiano, perché Perfetto. Il mio canale è solamente in italiano. Allora vi spiego, io sono arrivato circa 2 ore fa al massimo e non conosco niente di questa città, non ho anche preferito non leggere nessuna guida, perché volevo farmi consigliare dai turisti che sono arrivati prima di me qualcosa di interessante da vedere, che siano dei monumenti, cibi, attività, qualunque cosa. Allora partiamo dai monumenti, un luogo assolutamente da visitare, assolutamente da non evitare. Ciao, da dove venite? Vicenza. Da Vicenza, conosciamo benissimo questa provincia. Allora, io vi spiego, sono in questa città per la prima volta, sono arrivato 2 ore fa e non conosco assolutamente niente. Voi da quanto tempo siete qui? 3 giorni qua. Ok, allora, se doveste dirmi un luogo o anche più di uno che dovrei visitare assolutamente, quale mi direste? Allora, non vorrei essere magari un po' troppo banale, però il Ponte Carlo è bellissimo. Allora, io so che esiste questo Ponte Carlo, ma perché è così bello? Cioè, cosa di... è un ponte. È un ponte, ma c'ha la vista sul castello e sul fiume, che è meravigliosa. Ok, quindi romanticismo... Sì, sì, è molto romantico. Castello di Praga. E comunque anche il castello, noi siamo andati a visitare il castello. Il castello cosa sarebbe di interessante? C'è la sala della defenestrazione. E sarebbe? È una insurrezione che è avvenuta nel 1800, dove i governatori di Praga sono stati, della Repubblica Ceca sono stati buttati giù dalla finestra. Allora, il castello è sempre un monumento, quindi è un complesso dove praticamente c'è sia l'antico palazzo reale, c'è la cattedrale di San Vito, che è bellissima, gotica, l'ho vista stupenda. Da lontano, sembrerebbe un luogo interessante. E poi da lì c'è anche la vista su tutta la città, sul fiume, quindi è molto molto bello. Ok, da dove venite? Noi veniamo da Pescara. Torino. Che siete italiane, vero? Sì. Bari. Da Matera. Matera, Lucania, Basilicata. Capitale europea della cultura. E concorderemo, penso, in tanti che è una delle città più belle del mondo. Ci sono stato 2 volte. Merita, la mia mamma. Dove venite? Da Sondrio. Da Pescara. Pescara. Da Monza, Milano. Benissimo, qualunque provenienza andrebbe bene. Allora, io vi spiego, sono qui in questa città e sono arrivato da 2 ore, non conosco assolutamente niente, non ho neanche aperto una guida proprio perché volevo che fossero i turisti che sono arrivati prima di me a consigliarmi qualcosa, un monumento o un luogo, qualunque cosa che mi consigliesse di fare assolutamente. Più che un qualcosa è perderti fra le vie e guardare i palazzi tutti di colore diverso. Mi sono accorto effettivamente che la città è estremamente colorata. Sì, ha dei bellissimi palazzi, rispetto a Torino che siamo abituati a vedere palazzi bianchi, solo bianchi, ci sono quasi tutti bianchi qua. Vedi. Che abbiamo visto noi la giornata di ieri, che è stata secondo me la più interessante, è il castello di Praga. Molti mi hanno detto il castello, ma perché è così bello questo castello, cosa dovremmo vedere? Perché è abbastanza vario, bello grande. E ci sono molte, molte cose da vedere, nel tipo la chiesa che c'è lì, la chiesa, esatto, il sia la vietta lì molto particolare, piena di colori. Ok, quindi il castello di Praga. Sì, il castello, al castello di Praga, ma molto bello. Perché dovrebbe essere questo bello questo castello? Vi assicuro che non riesco a capirlo. Tutto in stile medievale, siccome sì, Praga è tipico. Perché già è una bella salita, una bella scalinata da fare. Ah, quindi se ne sei a piedi? Sì. Sentito? Ma si può solo salire a piedi? A meno che non hai la macchina, ho la strada con la macchina però. La macchina o con i mezzi pubblici, però se vai a piedi ti fai una scalinata molto tutta, interessante. Magari è meglio farla scendere. Certo. Ponte Carlo. Il Ponte Carlo, sì, ho sentito nominare. Come è fatto? Com'è? Perché è bello? È bello perché insomma vedi questo fiume con degli archi, i battelli che passano. Diciamo la piazza principale della San, come che si chiama? Stanislao. Stanislao. La testa di Kafka. La testa di Kafka cos'è?
È questa statua che ogni ora si muove per un quarto d'ora. E... Forse l'ho vista su qualche canale. Sì. Ma Kafka era... Non lo ricordo, per favore, dimmi chi era. Oddio, uno scrittore. Però, ok, è tedesco, però si è trasferito poi a Praga. Poi c'è anche... Mi sa la cattedrale, si può andare in cima alla cattedrale, io ci venivo anche un po' di anni fa. C'è una biblioteca molto antica. All'interno del castello? No, all'interno del castello, si trova nella città vecchia, se non mi sbaglio. Ok, beh. Questa zona si chiama? No, questa zona. Centro di Praga. Va benissimo. Poi un'altra cosa da non perdere è il castello di Praga. Per il momento siamo andati al quartiere ebraico e consiglio di visitare il cimitero ebraico perché è una cosa da vedere. Ne ho sentito parlare, ma qual è la caratteristica di questo cimitero? Perché dovevi visitare un cimitero? Perché poi è un cimitero fatto a strati, quindi ci sono 12 piani praticamente. Cioè seppellivano le persone una sopra l'altra e alla cima delle sepolture mettevano queste lapidi che... Quindi diventa un cimitero monumentale. Esatto. È monumentale, okay. Sì, un cimitero monumentale, però ha questa caratteristica, diciamo. C'è anche una, come dire, un'idea di abbandono, si vede, perché queste lapidi... Il fascino della decadenza. Esatto, queste lapidi stanno per cadere, però sono lì che si reggono. È un'altra cosa da fare assolutamente, il giro in barca sul fiume è eccezionale. Da non perdere. Allora, noi ieri... Siamo andate al Madame Tussauds, che è il Museo delle Cere. Ah, ok. Quindi diciamo il primo piano di Madame Tussauds, ci sono queste Medioevo, sì, tutto cioè, si parla Medioevo. Sì, esatto, c'è cioè, la storia di Praga, ad esempio, non so se voi sapete che questo orologio qui sì. È un orologio, come si chiama? Astronomico. L'orologio astronomico, sì, è la storia di queste maggiori attrazioni. Sì. Un'altra cosa. La cosa bella, scusa se mi permetto, è proprio questa che c'è con la cartina scritta nella loro lingua che era nessuno. Nessun la mia san mi sto provo. Cos'è ni slufko? Prosir? Cos'è ni slufko? Ti ho chi sapiuti. Ti vanno le basi. Mi to povedi sam. Ty konele! Nemusíš za sebe posílat spojku dobytku, který se zleješ i na štědrý večer jako mužik. A ty si trhni nohou! Až to s tebou zase šlehne, tak už ti podruhý pomáhat nebudu, ty parchante, boják! Pardon. È una lingua molto ostica, sì. E ho cercato di leggere qualche menù, non riesco neanche a capire come si dice birra. Consigliatevi un piatto qualunque, uno che il goulash. Il goulash che sarebbe è un sorta di spezzatino. Vuoi dire il goulash? Sì. Goulash. Ho provato a leggere un menù, non riesco neanche a capire quale potrebbe essere il pane, ad esempio. Avete mangiato qualcosa di interessante? Consigliatevi un piatto. Il goulash. Noi abbiamo provato un posto la prima sera che è proprio tipico, ci vanno solo i local. Eravamo gli unici turisti. Come si chiama? Si chiama U Rodolfina. Ed è vicino alla metro Stare Omeresca, si chiama. Ok. Ed è lì è proprio buono. È va buono e costa poco. Mamma mia. E il piatto proprio che hai mangiato qual è? Il goulash. Ok, mangiato. Ieri abbiamo mangiato. La carne qui è buona. La carne è buona. Ah, questo sì, su questo punto è. Loro, quelle che chiamano salsicce, sono dei wurstel, diciamo, di buona qualità rispetto ai nostri. Se uno ha intenzione di mangiare una salsiccia, qui non la può trovare un buon wurstel. Ok, beh, sarà sicuramente diverse dal mondo. Ti consiglio il goulash, perché ti riscalda anche. Perché credo che il 99% delle persone che stiamo intervistando mi abbia detto il goulash. Sembra che non ci sia nient'altro da mangiare in questa città. Però qui amano anche le salsicce, quindi piatti con le salsicce ne trovi a go-go. Ok, quindi qualcosa di street food, bella, veloce da mangiare. Il goulash sembra essere quello più gettonato un po' da tutti. Se no, salsiccia. Non è la salsiccia cotta nella birra scura. Esatto, interessante, l'ho vista da qualche parte. Esatto, se no il bancarello o il prosciutto di Parma. Consigliate il prosciutto di Parma. Assolutamente. Pezzanino. Sì, viene spesso servito con del pane, dei dumplings, le pagnottine morbido. Cademe. Esatto. E... Il trudlo, non so come si dica in realtà. È questo specie di cannellone cieco. Sì, o se no il treadle. Il treadle e dentro c'è il gelato. Ultima cosa, qualcosa da fare stasera? Allora, noi la sera in realtà non siamo usciti tantissimo, però sicuramente andare in qualche birreria. Se uno vuole bere, comunque la birra costa pochissimo. Ho sentito che costa meno dell'acqua. Sì. Meno anche del caffè. Vabbè, però il caffè ci sta. E di sera qualcosa interessante?
Vorremmo raccontartelo, ma ieri sera, dopo una giornata di 13 ore fuori, dovevamo ci siamo addormentati. Non ci sorprende, molti hanno dato questa risposta perché preferiscono vedere la città di giorno invece che insomma fare baccano di sera. No, l'intenzione era quella, solo che non ci siamo arrivati. Quindi le è piaciuta più la città che il divertimento di sera? Beh, se l'avessimo visto ti potremmo dire, avremmo un termine di paragone, ma non c'è. In realtà volevamo proprio andarci, fare entrambe le cose, sia i turisti diciamo di giorno che di sera, ma poi eravamo talmente stanchi e io sono crollata a letto e quindi niente. Però io consiglio, secondo me ci sono, ho visto tantissimi locali, quindi secondo me anche per fare una vacanza solo all'insegna della vita. So che la birra è buona. La birra. Cioè, ah sì? Ovunque. Qui c'è della birra. Ah, le birre qua costano pochissimo. Questo lo so. Anche poco. Sì, ho sentito che costa meno dell'acqua. Sì. Costa una cavolata e cioè ne bevi dei bicchierozzi ed è veramente buono. La birra fosse più fredda. È buona, abbiamo bevuto birra buona, leggera, ho diversa dalla nostra. Ho sentito che sia proprio la città capitale della birra. Della birra. Sera, vabbè, c'è... La città è viva, sì, basta girare. Vabbè, la zona dove siamo andati al Charles Bridge, quella era piena di ragazzi. Ragazzi, vi dico la verità, io vivo qui da 10 anni. Ah, ok. E ho voluto fare questa piccola gap perché l'idea era capire cosa potrebbero consigliare i turisti, perché se avessi chiesto cosa vi è piaciuto di più non sareste stati così simpatici e spontanei. Vi siete sentiti presi in giro? No, carino. Perfettamente, allora lo pubblichiamo e grazie di essere stati grazie qui, no? A te. Spero di non avervi offeso. No, assolutamente. E quindi ecco, è stata una piccola gag, perché lavoro qui e faccio anche la guida e volevo sapere da voi quali sono le cose che vi sono piaciute. Poi questo vi ha dato la spontaneità di rispondermi diversamente. Sei stato furbo e bravo. E faccio anche la guida e conosco pezzo per pezzo questa città. Noi abbiamo ancora qualche ora, poi assolutamente sì. Scusami, ce lo puoi consigliare tu allora? Il ristorante, prendete la mia pagina Instagram che c'è tutta la lista. Ci dai un riferimento? Si chiama L'Ombrello Italiano, che è la mia pagina Facebook, Instagram, YouTube, eccetera. Voglio capire una cosa, adesso. Possiamo avere una guida che ci faccia... Se vi state recando a Praga e volete svolgere il tour con me, beh, visitate il sito l'ombrelloitaliano.eu per qualunque dettaglio, oppure contattatemi alla casella email o anche tramite WhatsApp. Pierpaolo, che ci sta facendo? Ci ha fatto un'intervista su YouTube. Andate all'Ombrello Italiano. No, io la troverete sull'Ombrello Italiano. Ci ha fatto uno scherzo, praticamente ci ha detto che lui non è mai venuto a Praga. Ci ha fatto consigliare un po' di posti, in realtà lui vive a Praga da 10 anni e ne abbiamo detto un sacco di stronzate. La sua storia è simpaticissima. Ci vediamo. E grazie. Dove è Italia? Dov'è Italia? Dove è Italia? Dai, Italia. Ciao. Ciao amico, ciao. Ci vediamo a Praga. Ciao, come stai? Bene? Dov'è Italia? Dov'è Italia? Ciao. Ciao amico, ciao, come stai? Ciao amico, ciao. Ci vediamo a Praga. Bravo, va bene, bravo. Ne cucamo, ciao. Internet.